Il presidente della cantina Collemoro, Francesco Labrozzi, oggi ha presentato una nuova collana di vini, anche una nuova veste grafica per i prodotti di una cantina che sta diventando sempre più aderente alle nuove tecnologie, più social, come si è detto. Appunto. Esattamente proprio così. L'azienda social era una giusta evoluzione di quella che è nell'immaginario collettivo la cantina sociale. La cantina sociale in realtà non rende giustizia all'azienda, è invece una cantina social, che è quella poi in realtà di cui stiamo parlando, meglio spiega le attività. È un'azienda che lavora nel territorio, con chi sul territorio ci abita e con chi sul territorio realizza le proprie attività lavorative e produttive. Questo ci premeva di far passare come messaggio. Credo che ci siamo riusciti. Avete proposto appunto nuovi vini, uno di questi si chiama Mopass. È vero, è vero. Nelle more del rinnovamento grafico dell'azienda abbiamo colto l'occasione di presentare il Mopass, che è questo nuovo vino. Un nuovo vino che in realtà era nelle nostre teste già da più di un anno. Lo abbiamo pensato, studiato, ragionato e infine siamo riusciti, ci siamo convinti del prodotto che era stato messo in bottiglia e lo abbiamo voluto condividere con tutti i nostri clienti, i nostri consumatori. Ci piace pensare che questo è un vino trasversale, come lo definisce il nostro enologo dottor Marchioli. È un vino trasversale perché è moderno, in realtà è moderno e molto ricco di profumi, però è un vino che ha un grado alcolico di 11 gradi, quindi non è molto forte. E poi in realtà la sorpresa è in bottiglia, perché dopo che è stato fatto il vino base è stata fatta una piccola presa di spuma e infatti in bottiglia troviamo un bar di pressione che lo rende un po' brioso, appena appena un po' brioso. Volendo descrivere la cantina Collemoro, cosa può dirci? Cantina Collemoro è un'azienda che dal 1961 ha preso vita nel comune di Frisa, con inizialmente non più di 10 soci. Via via negli anni è cresciuta fino ad arrivare a oltre 600 soci, con l'ultima ricognizione che ho fatto dal libro soci. Abbiamo più di 1400 ettari in produzione di tutte i vitigni, di tutte le varietà tipiche del nostro territorio, a partire dall'ormai famoso pecorino, al nostro vino più rappresentativo per il nostro territorio, che è il Montepulciano d'Abruzzo DOC, al Trebbiano d'Abruzzo, ai Moscati. Questa è la cantina Collemoro. Il vostro mercato attualmente dove si indirizza e dove può indirizzarsi secondo lei? Allora, il mercato, bella domanda. Il mercato oggi, parlando di social, di piattaforme social, sappiamo benissimo che il mercato è globale, è una sfida che stiamo cogliendo e raccogliendo, anche se il nostro mercato attuale è nazionale ed europeo. Abbiamo in realtà clienti dall'altra sponda dell'oceano e anche nell'area asiatica, dove direttamente esportiamo i nostri vini. Il sindaco di Frisa Rocco Di Battista, anche se oggi in questa conferenza stampa di presentazione non è un vero e proprio padrone di casa, essendo in località San Vito, però lo è padrone di casa perché la cantina Collemoro ha la sua sede nel comune di Frisa, e oggi è un motivo di orgoglio per lei rappresentare questa importante azienda del territorio. Certamente, la cantina sociale è un simbolo del nostro territorio. Alla festa dei 50 anni ho detto che praticamente noi siamo coetanei, perché io sono nato insieme proprio con la cantina, quindi per me è qualcosa che c'è sempre stato. La cantina ha accompagnato proprio il rilancio del nostro paese, la sua crescita, e adesso ne sta assecondando un po' il periodo di stabilità. Apprezziamo molto lo sforzo che sta facendo in questi anni di rinnovamento, di innovazione, per immettersi nel mercato in modo sempre più presente. E siamo pronti a sostenerla perché possa raggiungere sempre i migliori successi e possa portare le nostre uve, i nostri vini al livello che meritano. La cantina Collemoro abbraccia anche altri comuni oltre a Frisa.
Sì, diciamo che il comune di Frisa è diciamo, la sua zona principale, però gran parte del comune di San Vito, con Santa Polinare, con il colle qui di San Vito, e prende anche buona parte di Lanciano col versante di Torre Sansone, quindi il versante del Feltrino, a sud del Feltrino. Poi comunque si è allargato anche ha perso un po' quella sua connotazione proprio locale, è diventata anche più grande, quindi si è estesa come Casalbordino, come Scerni, come San Salvo, fino ad arrivare anche più giù, quindi acquisendo nuovi soci che gli permettono di produrre, di avere quelle quantità di vino necessarie a stare sul mercato in maniera sempre più competitiva. E per chiudere, non so se ha già degustato i nuovi vini, se lo ha fatto, cosa ne pensa? Guarda, io sono un estimatore e poi anche per il mio lavoro li commercializzo anche i vini della cantina, quindi ne penso solamente un gran bene, sono dei vini veramente che hanno un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Ho apprezzato molto il nuovo vino, il Mopass, che è veramente un vino molto intrigante, estivo, fresco, che fa stare bene in compagnia soprattutto nelle serate d'estate, ma anche il nostro Cerasuolo, il Pecorino Frizzante, sono tutti vini che sono veramente di gran pregio e si possono acquistare a dei prezzi molto contenuti. Sindaco di San Vito, Rocco Catenaro, vero e proprio padrone di casa oggi in questo trabocco che è stato rinnovato da poco e quindi è un'occasione anche per parlare di questa nuova realizzazione. Assolutamente, il trabocco è stato terminato, la ricostruzione è terminata a fine 2015 e diciamo abbiamo fatto delle finiture durante l'inizio di quest'anno, abbiamo preparato un regolamento. Oggi è il primo evento che viene dato a, diciamo, su questo trabocco ed è un evento che a mio avviso è un evento il più riuscito, uno dei più riusciti, in quanto questo evento abbina la promozione di certi prodotti tipici locali, qui parliamo di vino, diciamo con diciamo questa struttura che rappresenta diciamo, il simbolo del territorio. È la prima di una lunga serie di eventi che si possono realizzare qui, soprattutto nei periodi estivi. Assolutamente, come dicevo prima, abbiamo approvato il regolamento, adesso dovremo approvare delle tariffe per dare l'opportunità a tutti di poter diciamo, utilizzare per gli eventi questa struttura. Naturalmente, come abbiamo sempre detto in più occasioni, gli eventi che saranno dati sul trabocco sono eventi a scopi didattici, rappresentano la promozione culturale, la promozione del territorio e quant'altro.